cazzi tolti, signore e signori, vorrei presentarvi l'uomo ragno, Carmine Ragno, il suo cognome è proprio Ragno, viene da una famiglia di pizzaioli, padre boscaiolo, madre contadina, quindi ha preso un po' tutte queste due cose, le hanno mischiate i quattro fratelli e sono diventati dei grandi pizzaioli. Voi state a? Noi siamo ad Avellino. Ad Avellino. Due locali sono ad Avellino e ad Atripalda, che poi è legata ad Avellino, dove c'è l'autostrada per Salerno, per coloro che volessero venirci a trovare, e siamo proprio allo sbocco, c'è un parco commerciale. Tu fai il pizzaiolo da quanti anni? Allora, noi siamo nel 25enario praticamente della nozze pizza. Nozze d'argento con la pizza, con l'arte bianca. Esatto. Tra l'altro tu festeggi anche l'anniversario di matrimonio, mi pare, o no? Il 4 di giugno, 25 anni di matrimonio. Ma perché è così grande? Allora, io oggi non ho fatto altro che portare qui quello che ho imparato giocando con mia mamma, quando praticamente entravo in cucina e poi c'era il mattarello, perché la pasta stava riposando nella matra e quindi lì non si poteva entrare, perché la pasta, diceva mia mamma, che era come i bambini, doveva riposare. Devo riposare. Perfetto. E quindi la pizza che presento è la pizza della nonna, una pizza antica, pochi ingredienti, vediamo qui sul banco. Quelli che nonno riusciva a coltivare nell'orto con mia nonna e mia mamma, chiaramente, quindi noi giocavamo lì, ma loro intanto riuscivano a fare queste bontà. Quindi al pomodoro, il ciliegino, un po' di pelato perché andava di base, l'aglio, l'origano e l'olio che facevano loro, insomma l'olio te dedico a mio fratello Nicola, Pizza Brothers Palmiro e mia pizza mamma e mio padre. Pizza Brothers. È bellissima questa cosa. È il nostro nome storico. Sembrate Pizza Brothers. Sembrate un gruppo Pizza Allora qui abbiamo chiaramente solo pomodoro, olio, origano, sale e aglio. Chiaramente questa pizza appena fatta, appena pronta, era difficile da mangiare perché certo. Molto famosa. Però il giorno dopo diventava sempre più buona, sempre se ci rimaneva. Se vuoi una pizza genuina, mangia la pizza contadina. Se dice che vuoi la meno amara, mangia la pizza alla marinara. Se la gradisci un po' il tartare, mangia la pizza con piccante. Se invece ne vuoi una buona e sana, mangia la pizza napoletana. Tutta la carta e la corretta, e la pizza non costa niente. E l'Europa resta unita, attorno alla mitica margherita. Mentre i grandi cambia il mondo, mangiando pizza tutto pronto. Noi viviamo dall'altro mondo, pizza pazza. Pizza mazzù, 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 pizza mazzù. Che noi abbiamo detto che i video saranno in onda su Facebook e su internet, ma tu ci arrivi prima, te te sputtanano prima, stai tranquillo. Bravo. Votate, votate, bravo. Votate pizza pazze. Grazie, grazie. Ciao caro. Ciao, ciao, ciao Carmine tutti, Ragno. Ciao. Pizza pazze.